Da lupi a lupi. Cambiamo discorso, ma rimaniamo in tema. Non cambia l'hashtag, mettiamola così, Stefano. Oh, oddio, veramente un po' cambia, perché scusa, mi sono accorto adesso che c'è un hashtag tutti in galera. Eccolo qua. Quindi, vabbè, insomma. Per farlo servirebbe una legge anticorruzione. Che insomma, che sembra, già c'è in Parlamento da. Sembra da due non anni. Essere priorità. Beh. Alessandro Di Battista, buongiorno. Buongiorno Enrico, grazie per l'invito. Buongiorno Stefano. Figurati, ciao, ciao. Figurati. Allora, ma la vogliamo fare questa legge anticorruzione? Li sbattiamo in galera, ma veramente a lungo, questi ladri che stanno veramente affossando l'Italia. Cioè, non se ne può veramente più. Eh sì, è incredibile. Io veramente non ho più parole. Sai, neanche è consolante dire l'avevamo detto, perché rispetto a quest'ultima storia di incalza, io personalmente, insieme al mio collega di trasporti Michele Dell'Orco, avevate chiesto le dimissioni. Il 4 luglio 2014 abbiamo portato il caso in Parlamento e Lupi è venuto a rispondere difendendo questo ingegnere in calza che nessuno conosceva all'epoca, però noi ci eravamo studiati le carte. Quello che devono capire i cittadini a casa, ripeto, al di là della connotazione politica di qualcuno, che qualcuno non gli sta simpatico Grillo, non gli sto simpatico io, non gli piacciono alcune idee del movimento, legittimo, attenzione, ognuno ha la sua, io la rispetto, però noi ci studiamo le carte e era palese che questo incalza avesse le mani in pasta e fosse una persona estremamente torbida, e noi gli abbiamo anche detto a Lupi mandalo via prima che l'arresteranno, perché in sostanza era questo il senso del nostro discorso, e lui l'ha difeso a spada tratta, però capiamo perché l'ha difeso. Oggi leggiamo alcune intercettazioni e risulta che questo incalza, che davvero esce fuori addirittura nelle inchieste di Tangentopoli, è il deus ex machina di tutti i lavori pubblici, praticamente suggeriva a Lupi, al ministro, a un ministro della Repubblica, come muoversi, gli suggeriva cosa dire durante le interviste e gli spiegava che quella era una ferrovia piuttosto che un'autostrada, perché evidentemente Lupi non ne sa nulla di questo, nulla di nulla, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti qui da noi, e in un'intercettazione incalza, ripeto, una persona che non conosce nessuno, che non conoscono gli elettori del nuovo centrodestra, le persone che purtroppo ancora votano nuovo centrodestra, non è che conoscevano incalza, eppure questa incalza confida una sua collaboratrice, sto scrivendo il programma di nuovo centrodestra. Cioè, capite quanto ormai il meccanismo corruttivo e questo cricche, non più una cricca, sono così radicate all'interno delle istituzioni che l'unica soluzione è la legge anticorruzione. Perché non si approva, Enrico? Non perché il Parlamento è lento, la legge Fornero passò in 19 giorni, il lodo Alfano, che poi venne bocciato dal Presidente dalla Corte Costituzionale, risultò incostituzionale, era quel lodo che praticamente dava libertà totale alle più alte cariche dello Stato, passò in 18 giorni, la legge anticorruzione è ferma dal 700 e passa. Perché? Perché gli amici degli amici, coloro che finanziano le campagne elettorali dei vari Lupi, degli Alfano, il nuovo centrodestra, ma di gente del Partito Democratico, sono spesso ladri. E dato che finanziano però le campagne elettorali spesso anche con i soldi rubati alla collettività, i politici una volta entrati li devono difendere, cosa che sta facendo Lupi in maniera incredibile, che sta difendendo incalzi in ogni modo. Io non ho le prove, come diceva Pasolini, però qualche sospetto, cioè se Lupi oggi difende in questo modo incalza, probabilmente gli sta mandando un messaggio, io ti difendo a spada tratta, tu non parlare. Io la leggo così, però non ho le prove. Oh, tra l'altro scusa, perché tu stavi parlando, no, di questa richiesta che avete fatto, dunque, di dimissioni. In un'altra circostanza, Lupi, che doveva rispondere alle interrogazioni parlamentari, si era fatto scrivere il discorso dall'avvocato di Ercole Incalza, Titti. Ma io questo Maria. Non lo so, non le... no. Ecco, Stefano, parliamo proprio di quel discorso che ah, era quello, no, perché siccome interrogazioni io non capivo se era il momento in cui no, avevate è quello, chiesto, è quello, quindi praticamente sì. Al momento in cui tu avevi chiesto le dimissioni, il discorso di Incalza è stato scritto dall'avvocato. Il discorso di Lupi è stato scritto dal difensore di Ercole Incalza, cioè si chiude il cerchio, diciamo, no? Ah beh, io questo non lo sapevo, l'ho letto in discrezione, non lo sapevo, però in effetti io ero lì in aula, perché praticamente come funziona l'interpellanza urgente, gli si fa una domanda al ministro che ha l'obbligo di venire, gliel'ha fatta
il mio collega dell'Orco, poi il ministro risponde e chi, gli interroganti hanno possibilità di replicare, in quel caso replica io dicendo è una vergogna, dovete, lo devi mandare subito a casa tu e ti devi dimettere anche te. Lupi è anche sotto inchiesta per abuso di ufficio. Ci dimentichiamo le inchieste che li coinvolgono, cioè ci dimentichiamo molte cose che sono troppi. Ormai sembra che gli arresti non facciano più effetto, perché tu ogni giorno leggi che ne hanno arrestato uno, corruzione nell'Expo, corruzione nel Mose, mafia capitale. Ieri, se non sbaglio, sotto inchiesta un altro assessore di Roma, se non sbaglio, perché sono troppi, e uno ci fa, come dire, ci fa l'abitudine, è quello che vuole il sistema, che i cittadini ci fanno l'abitudine. Ecco, probabilmente quando, come riusciamo a non farci l'abitudine? Quando pensiamo a pensionati che rovistano nella spazzatura e guadagnano 480 euro di pensione minima, oppure chiunque va all'ospedale e se si deve fare un attacco, magari in ospedale pubblico deve aspettare mesi e mesi, perché per via dei medici che non fanno bene il loro lavoro. Non è vero, poi come in tutti i settori ci sono non professionisti ma sono bravi i medici. Il problema è la corruzione, cioè rubano, ascoltano qualsiasi cosa. E poi, Enrico, una cosa incredibile voglio far passare come concetto: quando non funziona qualcosa di pubblico dicono il pubblico non funziona, bisogna privatizzare. Non è che il pubblico non funziona, è che ci sono i ladri nel pubblico, quindi non è che bisogna privatizzare il pubblico, bisogna mandare via i ladri e mandarli in galera, però prima che vadano in galera devono restituire i soldi, perché non va bene così, altrimenti si finisce come Dell'Utri che sta in galera a scontare una pena per associazione mafiosa e però prende 5.600 euro di vitalizio nonostante sia condannato. Ecco, Lupi dovrebbe, non in galera per adesso, non è indagato, anche se nelle carte il suo nome risulta in mille modi, il nome del figlio, Rolex, vestiti griffati che gli arrivano, cioè questa è gente che si vende per un vestito, è incredibile, non gli bastano 14.000 euro di stipendio parlamentare. Ecco, Lupi dovrebbe dimettersi, chiedere scusa, sparire proprio dalla nostra vista e restituire fino all'ultimo centesimo tutti i soldi che si è preso come ministro delle infrastrutture. Ma non è usanza. Accorgi, eh? Non è usanza, anche perché lui ha detto: non vedo perché dovrei dimettermi. Esatto. Ecco, i cittadini devono capire che nel momento in cui c'è un capo infrastrutture importante, il capo della struttura di missione come Incalza, e che è stato salvato da tanti processi, non 14 volte indagato, innocente, prescritto. Ma si è salvata grazie alla ex Cirielli, cioè è stato prescritto, è quella legge che ha approvato il Berlusconi, il centrosinistra non ha mai cambiato, che serve in pratica a salvare i ladri, cioè a interrompere un processo anche se le prove contro l'imputato sono schiaccianti. Ecco, Lupi l'ha riconfermato, cioè nonostante lui sapesse che era indagato, plurindagato, era stato, se non sbaglio, anche arrestato durante l'epoca di Tangentopoli, nell'epoca, no, di, ci dicono, della rottamazione renziana, Lupi l'aveva, il ministro Lupi è ministro di Renzi, Lupi l'aveva appunto riconfermato. Oggi che lo arrestano, tu devi dimetterti immediatamente, a maggior ragione sapendo che nell'inchiesta esce fuori pure il nome di tuo figlio, che pare abbia avuto dei favori da un altro arrestato della stessa inchiesta. Ma perché sono i loro uomini. Impiegato, ha trovato lavoro, oltre Rolex, certo, per la laurea, eccetera, eccetera. Esatto, ma certo, c'è un'altra intercettazione, dunque, in cui il ministro Lupi chiama Incalza e si vanta di aver evitato aver bloccato l'emendamento con la richiesta di trasferire la struttura tecnica di missione, quella di cui era capo Ercole Incalza, alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosa che rendeva un po' più complesso fare inciuci. Quindi lo chiama e dice: guarda, finché ci sto io quella roba rimane a te, e se per caso ci riprovano cade il governo. Cioè, ci rendiamo conto, Stefano, il governo di un paese, tra l'altro in crisi, con una serie di problematiche, con 9 milioni di poveri, che deve affrontare delle crisi internazionali, il problema dell'euro, la povertà in Europa, e minacce, diciamo, che provengono dalla Libia e compagnia bella, può cadere, secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, se viene spostata una struttura dal Ministero delle Infrastrutture, viene, diciamo, cambiato il lavoro a questo Incalza. Cioè, ci rendiamo conto oggi, io quando sono entrato in Parlamento 2 anni fa pensavo che la casta fossero i politici, quelli che vedevamo sempre in televisione a fare finta di litigare nel talk show, perché credetemi, fanno finta, si insultano in televisione e poi dietro le quinte, io ci sono stato in TV e le vedo queste cose, prosecchini e baci e abbracci, si fanno i complimenti, qui ha risposto bene, qui ha risposto male, incredibile. Ecco, vi dicevo, io pensavo che la cassa fossero loro, questi politici, lo Santanchè, i Verdini, i Renzi, questa gente,
come si chiama, i Salvini che fanno politica dal 1993, dal 93 io ero al liceo Farnesina quando Salvini iniziava ad essere pagato con i soldi pubblici. Ecco, in realtà la casta vera sono questi grandi boiardi di Stato, questi funzionari che operano nell'ombra, che nessuno conosceva. Noi li tiriamo fuori i casi, però la stampa non ci dà, non ci viene dietro e tende un po' ad insabbiare, anzi a pensare che noi siamo i soliti grillini che vogliamo soltanto attaccare tutti. Ecco, di incalza noi l'abbiamo tirato fuori un anno fa il caso, e l'abbiamo tirato fuori nel luogo importante, il Parlamento, è venuto il ministro. Eppure, a parte il Fatto Quotidiano, qualche radio, voi poi vi occupate sempre queste questioni, nessuno se ne è occupato. Pensate se la stampa fosse davvero libera e tutti si occupassero anche di questi boiardi, questi funzionari che nessuno conosce e però operano nei ministeri da 20-30 anni e diventano addirittura più potenti dei ministri, cioè più potenti di coloro che sono più o meno ormai più o meno che più eletti dal popolo italiano. Senti, questa è la problematica, Alessandro, ma chiaramente non avendo ancora avendo questa legge anticorruzione che giace congelata, non si sa per quale motivo da così tanto tempo, però abbiamo la manovra appunto di Cantone, la mossa di mettere Cantone a vigilare. Giustamente, ecco, Pisapia diceva stamattina che si tratta di reati contestati del 2013, quindi prima che ci fosse una commissione che vigilasse sull'anticorruzione, e di questo appunto bisogna dargli atto. Probabilmente alcune di queste cose escono anche fuori adesso, proprio grazie all'operato di Cantone. Ma se poi pensiamo che per il Giubileo, cioè visto che lo organizza la Chiesa, Marino dice ma non servirà sicuramente, non scherziamo, non servirà vigilare, cioè veramente mi sembra che siamo alla follia. Cioè, qui siamo in un paese dove necessariamente devi avere una commissione, necessariamente devi avere qualcuno, perché se li fai agire è la fine. E pensiamo che sia già superato il problema soltanto perché è la Chiesa a farlo? No, assolutamente no, esattamente in questo modo. Questo è il paese dove c'è il terremoto all'Aquila e godono. I creditori risultano di no, e godono, no? È la stessa identica cosa di Mafia Capitale. Che quelli che hanno goduto, tra l'altro, scusami un attimo perché questo va ricordato perché altrimenti me lo scordo, quelli che hanno goduto, uno almeno di quelli che hanno goduto, ha comprato la casa al genero... Al genero di Ercole Incalza. Sì. Esattamente, esatto. Perché il genero di Ercole Incalza... Lo stesso Anemone. Anemone. Gente che non dovrebbe più esistere e continua a stare dentro l'infice e prendere perché soldi. Questo è interessante. Allora, dunque, il genero di Ercole Incalza, cioè il marito della figlia di Incalza, quindi ha acquistato una casa enorme vicino a Piazza Valore, del Popolo. Infatti lo schema è incredibile. Valore allora, aspetta, 1,5 milioni. Quant'è? Aspetta un attimo, fammi raccontare tutto, sennò non mi seguono. Allora, quanto risulta dall'atto notarile che abbiano pagato? Una cifra che francamente è notevole, ma non ha alcun rapporto con il mercato, perché a pochi passi da Piazza del Popolo, un palazzo signorile, un appartamento gigantesco, 390.000 euro. Allora, 390.000 euro sono i soldi che ha versato appunto il genero di Incalza. Viene fuori però che poi l'ha detto il marito appunto della figlia al PM, che poi il resto, perché il costo reale era 1.140.000 euro, sia stato versato appunto da Zampolini e Anemone. Ricordate questi nomi? Quelli della casa di Scaiola. Esatto. Sì, sì. Zampolini e Anemone che hanno consegnato al proprietario i mancanti 820.000 euro. E tra l'altro in assegni, trovate il modo di farli cash perché gli assegni sono tracciabili, infatti sono stati tracciati. Quindi qua ci sono, attenzione, in questo non è indagato, ma insomma comunque è un fatto che viene messo in evidenza. C'è comunque, sembrerebbe, uso il condizionale, un'evasione, perché risulta che un appartamento da 1.140.000 euro venga pagato 390.000 euro. Nell'atto notarile, appunto. Per pagare meno tasse, ovviamente. Certo. E poi questi 820.000 euro pagati da Zampolini e Anemone, come li vogliamo considerare? Ci sta pensando a considerarli la Procura di Firenze. Ecco che... Alessandro, insomma, più guardi, più schifezze escono fuori, insomma, no? Io ho a che fare con questo schifo ogni giorno, ogni giorno.
Considerate poi che tutta questa inchiesta di incalza parte dal TAV di Firenze, quindi proprio da una terra renziana, dove Renzi è stato il presidente della provincia per 5 anni, poi il sindaco di Firenze. E pensate, il mio collega Alfonso Bonafede nel 2013 ha chiesto un incontro al sindaco Renzi, che è il sindaco, il mio collega era un parlamentare, è tuttora un parlamentare, un incontro per spiegargli qualcosa sullo scandalo del TAV di Firenze, sull'alta velocità appunto a Firenze. E Renzi non l'ha voluto incontrare, poi a noi si dicono che siamo quelli che diciamo no. Io vi dico, io di queste schifezze le vedo ogni giorno. Il sistema è proprio facile da capire. Gruppi di potere utilizzano boiardi di Stato o politici per fare affari. Come ci riescono? Attraverso appunto la corruzione, cioè pagano, corrompono uomini politici o, come abbiamo visto in calza, grandi funzionari di Stato che operano nell'ombra e che cambiano, e che anche se cambia il governo restano sempre in quel posto. E in cambio hanno appunto dei grandi appalti. Gli appalti però non sono appalti normali, sono appalti gonfiati, perché tanto paghiamo noi cittadini, quindi un appalto, un chilometro di autostrada che in Spagna dovrebbe costare tot, in Italia costa il triplo, e con quel triplo appunto acquisiscono questi soldi che poi restituiscono appunto sotto forma di corruzione, ma anche sotto forma di pacchetti di voti e voto di scambio, cioè per fare in modo che questi loro uomini, Lupi, che evidentemente è un burattino di un sistema, non è il ministro che decide, è il sistema che decide e utilizza il ministro, Lupi viene messo lì grazie appunto a voto di scambio. Il Nuovo Centrodestra è famosissimo per il voto di scambio, e vengono inseriti in questi posti di comando per poi restituire i favori tramite appalti gonfiati. Tanto paga la collettività. Ora, ripeto, i cittadini ci ascoltano oggi in radio, stanno in macchina, in traffico, vanno a lavorare, tutti i tassisti di Roma arrabbiati per Marino, giustamente, ma ci vogliamo democraticamente però un po' ribellare, un modo di ribellare e non votarli più. Io non vi dico di votare il Movimento 5 Stelle, però non si può votare più questa gente. Qualsiasi cosa, questo paese costretto a riavvistare adesso giovani ingegneri, io ho degli amici ingegneri che non lavoro in India perché non sono qui in Italia, ci hanno costretto quasi a fare delle guerre tra poveri, no? Tra immigrati, parlo degli onesti, l'immigrato disonesto deve andare in galera come tutti, e cittadini poveri, oppure ancora tra destra e sinistra, quando in verità lo scontro di oggi è tra cittadini onesti che cercano di campare una vita dignitosa e ladri o grande finanza o gruppi bancari che ci fottono, utilizzando spesso anche la stampa di regime che fa passare la vittima per carnefice, la carnefice e il carnefice per vittima, perché poi funziona pure così. I grandi gruppi industriali o gruppi finanziari finanziano i grandi giornali, quali poi sparano a zero non nei confronti dei ladri ma nei confronti con loro che denunciano il ladro. Io ringrazio la rete internet, perché oggi tanti italiani sanno che di questo, che noi abbiamo chiesto le dimissioni in questa incalza quando nessuno lo conosceva, 4 luglio, e Lupi lo difendeva a spada tratta. Oggi tanti cittadini lo sanno, spero che siano più consapevoli e capiscono, e concludo, scusate la lungaggine, grazie ancora per l'invito, che no, figurati. Io Alessandro, però ti devo chiedere una cosa. Una scuola. Sì, no, sto qui, Enrico. No, crolla un tetto, sì, di una scuola, oltre per l'incuria e la mala amministrazione, dici non ci stanno i soldi. Quei soldi che non ci stanno e costringono il padre di famiglia a comprare la carta igienica e darla al figlio per andare a scuola, perché nelle scuole italiane non c'è la carta igienica. Ecco, è per via di qualche ladro in Parlamento, nei ministeri, negli enti pubblici, nelle cooperative rosse comuniste, pensate, che devono amministrare così bene e rubano più della destra alle volte. Ecco, è colpa loro che si rubano i nostri soldi. E quando Grillo urla, urla per questo, anche io spesso utilizzo anche dei toni forti, ma lo faccio esclusivamente per cercare di lanciare un allarme, di ad attenzione, perché se parli sottovoce nessuno ti si fila, se invece urli, ah, sei violento, prendiamocela con i ladri, non con chi alza la voce, perché se restiamo in silenzio poi non ci possiamo lamentare. Alessandro, l'unica domanda che ti voglio fare è questa però: se dobbiamo sempre aspettare il voto, le elezioni, che quindi si possa risvegliare il torpore ideologico di questa nazione, secondo me siamo freschi. Cioè, voi che siete lì, cioè, ci state voi comunque, no? Voi siete stati votati, state là dentro e non c'è nulla che possiate fare per non essere bypassati costantemente. Hai ragione, il problema è che siamo in netta minoranza, e come tu sai, soprattutto alla Camera, con il Porcellum e con quel premio incostituzionale, il PD, anche se ha preso i nostri stessi voti, ha più del doppio dei nostri parlamentari, e poi i numeri sono alla mano. E quando abbiamo fatto anche delle azioni forti di disobbedienza civile, io sono salito sul tetto della Camera per difendere la Costituzione, abbiamo occupato le commissioni per costringere la Camera a votare l'arresto di Galan, che è tuttora il presidente della Commissione Cultura della Camera, ed è agli arresti domiciliari dopo aver patteggiato e
percepisce due stipendi, uno come parlamentare e uno come presidente della Commissione Cultura, pensate. Ecco, quando abbiamo fatto queste azioni tanta stampa ci ha dipinto come violenti, come squadristi, quando invece hai capito qual è il problema, però io, Enrico, sono d'accordo con te. Cioè non c'è proprio niente, non riuscite a fare nulla, nel senso è paradossale, no? Il fatto che scoppino così tanti scandali è pure perché sanno i magistrati onesti che c'è una sponda in Parlamento, cioè sanno che le loro inchieste... Io ti faccio solo un esempio: negli ultimi 20 anni è arrivata alla Camera le richieste di arresto per componenti della Camera, per deputati 21 volte. Per due volte arrivò due volte la richiesta di arresto di Cosentino e due volte di Dell'Utri, certo, che vennero sempre salvati. Certo, lei salvano sempre. Esatto, sempre. Da quando c'è il Movimento 5 Stelle sono arrivate due richieste di arresto. Una per Francantonio Genovese, un deputato del PD, come no, che si è intascato fondi destinati ai giovani siciliani, per la loro formazione professionale, poi dicono che non c'è lavoro al sud, e l'altra per Galan. In entrambi i casi è stato votato l'arresto. Questo perché una forza di opposizione si è messa di traverso e noi abbiamo quasi occupato l'anticamera della Presidente Boldrini dicendo oggi o si vota l'arresto di questi delinquenti oppure non si va avanti, e loro sono stati costretti a metterlo in calendario e a votarlo. Cioè, noi dobbiamo fare questo sforzo quasi fisico, e non è sempre facile quando hai tutta la stampa contro, i media contro, che se sbagli una parola ti dipingono come, non so, il violento di turno, quando siamo circondati da mafiosi, da corrotti, da corruttori e da ladri di futuro. Senti, ma a proposito di casa, poi ti salutiamo veramente, perché però io la penso come te, Enrico, ci vuole una sollevazione democratica. Cioè, quando è successo lo scandalo Mafia Capitale, noi siamo andati tutti al Campidoglio, c'erano 500 romani. Se fossero stati 200.000 romani, era diversa, probabilmente la giunta Arpino già sarebbe stata. Certo, allora, però viene sottolineato un aspetto da un nostro ascoltatore sul mio profilo Twitter, e poi ti salutiamo veramente, che secondo me è rilevante, perché dice: incalza, in realtà il genero di incalza acquista casa ad un terzo del valore e il notaio non blocca l'atto. Cioè, quando tu dici attenzione, poi, perché in realtà il problema è sì la casta politica, ma anche tutta una serie di boiardi, come si fa a non dire: ma scusa un attimo, ma tu un appartamento a Piazza del Popolo lo paghi 390.000 euro, che costa qua un tre camere alla Bufalotta costa 390.000 euro? Assolutamente. Com'è possibile? Cioè, allora... qua ci sono delle responsabilità che vanno anche nelle connivenze che esistono nelle professioni, che dovrebbero servire da controllo, no? In qualche modo, credo. No, hai perfettamente ragione, ha ragione l'ascoltatore. Come si fa? Qua questo è un problema non di leggi, evidentemente è un problema culturale. Come dire, la corruzione è spesso, dato che il pesce puzza dalla testa, che si vede in Parlamento che un frodatore del fisco come Berlusconi riforma la Costituzione, e quindi, come dire, questo esempio a pioggia cade in maniera nefasta su tutti i cittadini. Io penso che l'esempio sia molto importante. Dei parlamentari, non voglio parlare per forza di noi, però dei parlamentari che si tagliano lo stipendio, che cacciano e che non candidano le persone che non sono incensurate, danno un esempio. Quando a Roma abbiamo organizzato una notte dell'onestà in Piazza del Popolo, riempendola senza chiedere un quattrino pubblico, ma solo con piccole offerte di tutti i cittadini, non c'erano pochissimi poliziotti, era una festa, quello è stato un messaggio di onestà, come dire, questo paese lo ricostruiamo sull'onestà, sulla legalità, sulla trasparenza. Poi qualche giorno dopo ha fatto una manifestazione Salvini con tanti poliziotti, sembrava, come dire, un Roma presa d'assalto. Ecco, probabilmente dando dei segnali, dei messaggi, un esempio. Io oggi sto in Parlamento, sto dando il massimo, avrò fatto degli errori, però sto dando il massimo, cammino a testa alta, poi me ne andrò via dal Parlamento. Noi abbiamo due legislature al massimo e poi andiamo via, entrerà qualcun altro, e poco a poco si darà questo segnale e proveremo a cambiare la mentalità, perché il problema in Italia è la mentalità. Uno pensa che il porticello alla fine sta bene lui, però dobbiamo pensare che non c'è libertà se c'è un nostro vicino di casa che non è libero, non c'è felicità se un nostro vicino di casa che magari neanche conosciamo bene, ci salutiamo e basta, soffre, non ha un lavoro o rovista nel secchio della mondezza o usa psicofarmaci, perché la società di oggi è davvero infelice. Non so quanti amici vostri stanno in analisi, utilizzano psicofarmaci, chiunque ha parenti morti di cancro o parenti o amici o comunque conoscenti che hanno tentato il suicidio, perché poi crescono tantissimo in questa società queste malattie. Provare a dare un esempio e provare a costruire questa società non sulla logica del profitto a tutto costo, ma della solidarietà. Se ci pensate, era logica
logica del reddito di cittadinanza del movimento è proprio questo: dare un reddito a una persona che non ce l'hanno, che oltre a far ripartire l'economia permette alle persone di sopravvivere oggi, sopravvivere in mezzo a un branco di lupi. Lupi non lo dovevi dire, vabbè, Alessandro Di Battista. Intanto mentre dobbiamo assolutamente salutarlo perché sono le 11.05, c'è il sottosegretario alle riforme Ivan Scalfarotto che dice: non mi associo al massacro collettivo, povero Lupi, lo stiamo massacrando collettivamente. Sì, e poi è sempre così, d'altro quanto difendono i loro interessi. Il nuovo centrodestra è importante numericamente, anche se sono quattro gatti che non li voterebbe più nessuno in Parlamento perché hanno vari ministeri. Scalfarotto, per difendere la sua poltrona di sottosegretario, il suo posto da 14.000 euro come parlamentare, difende l'indifendibile. Ripeto, questi non difendono una politica, delle idee, delle ideologie, dei progetti per del bene ai cittadini. Proteggono un loro posto di lavoro a 14.000 euro al mese. Questo e basta gli interessa. Alessandro, noi e anche i nostri ascoltatori ti chiediamo veramente e ti diamo l'invito. Sei il benvenuto quando vuoi qui in trasmissione ad Un Giorno Speciale. Grazie. Ti aspettiamo grazie qui di cuore, veramente Enrico, quando vuoi. E grazie Stefano per i vostri approfondimenti, insomma, per dire le cose come stanno. Grazie. Ciao Alessandro, un abbraccio. Ciao, buona giornata. Dunque.